L'isola dei famosi, Stefano De Martino smaschera Francesco Monte, ecco perché. Gossip Isola dei famosi 2018, Stefano De Martino smaschera Francesco Monte dopo lo scandalo droga? Non si placano le polemiche o il cancelletto Isola dei famosi 2018 dopo lo scandalo droga che ha visto coinvolto cancelletto Francesco Monte e che l'ha portato ad abbandonare in maniera definitiva il cast del reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi. Francesco Monte, infatti, ha preferito abbandonare definitivamente il reality show per poter tornare di nuovo in Italia e difendersi dalle accuse che gli sono state mosse in questi giorni da Eva Anger, che lo ha accusato di aver portato la droga nel programma. Droga all'Isola dei Famosi, nuove polemiche dopo l'addio di Francesco Monte. Lunedì scorso nel corso della diretta della terza puntata dell'Isola dei Famosi, video, abbiamo visto che Eva Anger ha ribadito la sua posizione su questo scandalo droga ribadendo la colpevolezza di Francesco Monte, che secondo le sue dichiarazioni avrebbe violato le regole del programma di Canale 5. Nel corso dell'intervista in diretta, però, la padrona di casa Alessia Marcuzzi ha ribadito che al momento non ci sono le prove ufficiali che testimonierebbero le parole di Eva Anger, sostenendo che a differenza del Grande Fratello VIP, i concorrenti dell'Isola dei Famosi non vengono ripresi 24 ore su 24 nei giorni in cui stanno all'interno della villa prima dello sbarco in spiaggia. La conduttrice dell'isola, quindi, ha ribadito a più riprese che non è possibile spiare i concorrenti 24 ore su 24 e che i cameraman di volta in volta entravano nella villa in Honduras per fare le loro riprese. Eppure sembrerebbe che questa non sia la realtà dei fatti. Ecco come Stefano De Martino smaschera Francesco Monte e la Marcuzzi. A smascherare Alessia Marcuzzi e quindi anche Francesco Monte sarebbe stato l'inviato dell'Isola dei Famosi, Stefano De Martino. Nei giorni in cui i concorrenti sono stati all'interno della villa, ecco che De Martino ha postato su Instagram delle stories dove mostrava ai suoi follower ciò che stava accadendo all'interno della villa all'insaputa dei concorrenti stessi, i quali non sapevano che in quel momento fossero spiati da una serie di telecamere nascoste che si trovavano nella struttura. E così ecco che Stefano De Martino fa cadere le supposizioni della Marcuzzi, video, la quale sosteneva che non ci fossero telecamere fisse a riprendere i concorrenti, ma così non è e quindi dai filmati in possesso della produzione dell'isola dovrebbe venire fuori tutta la verità sul caso Francesco Monte. Cosa succederà a questo punto la prossima settimana durante la diretta della quarta puntata? Seguiteci per tutti gli aggiornamenti.